siamo alla BTO 2016 con Ilaria Vitellio. Le vorremmo chiedere, prima di tutto, come possiamo agganciare il naming dato al vostro progetto al territorio? Allora, mappina in napoletano è lo straccio. Viene utilizzato sia in senso dispregiativo che anche in senso, come dire, scherzoso. Dirti che sei una mappina vuol dire che non vali niente, sei uno straccio. Però se uno dice mi sento una mappina vuol dire che si sente uno straccio. Però mappina è anche il panno con cui ci si prende cura della casa, è lo straccio con cui si spolvera, si pulisce. E in questo senso, come dire, mappina ha funzionato come nuova mappa per la città, una mappa diversa da quella fuori dalle immagini stereotipate, da parte dei cittadini che se ne prendevano in qualche modo cura, abilitando, come dire, nuove immagini, nuovi suoni della città, nuovi video, un nuovo racconto diverso dal mandolino, dalla pizza o dalla violenza o dall'immondizia. Parlando invece di smart cities, come è cambiato questo concetto nel tempo? Come si è evoluto? Guarda, quando noi siamo nati il concetto di smart cities in Italia era aveva questo approccio molto tecnologico, come dire, le macchine, i sensori. Come dire, il nostro progetto, ma anche molti altri progetti, invece hanno ridimensionato questa idea di smart civicness, cioè di cittadini che capaci e abilitati a essere intelligenti e rendere le città migliori. Bene, grazie mille.